Giovanissima alla mia destra, Vincenza Cambio Entropiano, che insieme alla sorella Anna si sono introdotti nell'azienda familiare, che era un'azienda di alimentari e liquori. Sono entrati in azienda nel 2012, poi avvalendosi anche della collaborazione con l'azienda prima, che noi del CIP ben conosciamo, sono riusciti a realizzare il loro obiettivo, cioè quello dell'amaro Teggiano, della loro zona, proprio per lasciare un ricordo a tutti i turisti che arrivavano in questo paese. Raccontaci, Vincenza. Salve a tutti, anzitutto sono Vincenza Tropiano, ho 29 anni, sono laureata in psicologia e grazie al processo di studi mi sono appassionata tantissimo allo studio anche delle erbe e di moltissime altre cose. Nel 2012, quando sono rientrata in Italia, sono entrata a far parte della società con mia sorella Anna e il mio papà. Ho pensato di stravolgere un pochino quello che era il nostro alimentari. E solo nel 2014, a maggio con precisione, in collaborazione con la ditta Penna, proprio al di fuori di quello che era il mio percorso di studi, però che comunque mi aveva lasciato una grande passione per le erbe, per la medicina. Si è creata una ricetta favolosa di prodotti di altissima qualità che è l'amaro teggiano. L'amaro teggiano ha come ambizione anzitutto quello di portare avanti un sogno di eredità che era di mio padre Gaetano Tropiano, però in questo percorso abbiamo avuto la fortuna di crescere insieme ad altri imprenditori, facendo rete con loro, anche come promozione del territorio stesso, come Maria, e noi abbiamo creato un marchio d'aria che mette in evidenza le eccellenze del nostro territorio. Non nascondo che quest'estate, con soddisfazione, i turisti si trovavano a Teggiano non solo per poter visitare il borgo medievale che è favoloso, ma soprattutto incuriositi da questo amaro Teggiano. Quindi quando si trovavano di fronte a me, io con piacere e con enorme gioia si spiegavo cos'era l'amaro Teggiano, com'era nato, e quindi anche noi abbiamo grandi ambizioni per il nostro futuro, che è quello di crescere come prodotto. E anche noi avevamo pensato ad Harrods, e quando ci arrivano email da diverse parti degli Stati Uniti, anche incuriositi, ringraziando Dio abbiamo comunità teggianesi anche negli Stati Uniti e viva Teggiano, e quindi ci contattano e noi stiamo cercando proprio di poter esportare il nostro prodotto anche negli Stati Uniti. Così si conosce Teggiano, si conosce l'amaro Teggiano e soprattutto il Vallo di Diano. Complimenti. Perché loro non si sono fermate all'amaro teggiano, ma anche a un infuso al mirtillo. E c'è un aneddoto sul nome che poi alla fine è stato denominato Lux Dienensis. Racconta, Vincenzo. Sì, eravamo incerti sul nome da dare a questo liquore di mirtillo e mia sorella ed Enzo non sapevamo quale nome poter dare a un liquore che era dedicato a San Cono, che è il santo protettore di Teggiano. E quindi uscivano i nomi più disparati come distillato al mirtillo San Cono oppure liquore San Cono rosa. Erano nomi improponibili. Io, che sono devota come tutti i teggianesi a San Cono, mi trovavo in chiesa e guardando la statua lessi Lux Dianensis. Quindi pensai, nome perfetto. Rientrai a casa e guardando Anna ed Enzo dicevo: ragazzi, cosa ne pensate di Lux Dianensis? E loro: brava, complimenti, il latino, ma sei eccezionale, ma si vede. E io, pavoneggiando, mi dicevo: ebbè, del resto, cosa volevate aspettarvi da me? Sono perfetta. Mi pavoneggiavo proprio
in maniera pesante. Poi alla fine, quando vedevo loro due così convinti della mia idea e mi guardavano come davvero fossi chissà chi, a quel punto rivelai e dissi: ma in chiesa siete mai stati a guardare la statua di San Cosimo?